Buongiorno, io mi domando, vabbè che sono una chiavica nel fai da te, ma è possibile che ogni cosa che mi arrivi, questo è il mio nuovo portaposate? Ok, il risultato dovrebbe essere questo, bellissimo da vedere, praticissimo, ok, e questo qua è il risultato. Questa parte si è agganciata immediatamente, lì vedete la scatola, questa parte, ma questa parte no. Cioè non si aggancia, cioè sto provando in tutti i modi possibili ed immaginabili, ma maledetto non si vuole agganciare dentro, cioè praticamente dovrebbe andare qui sotto, ma questo parte non entra, ma solo a me succedono queste cose nel fai da te? Poi arriva mio marito, 5 secondi e lo monta. Faccio così schifo? Sì, probabilmente sì, cioè non entra e questo è entrato. Questo è entrato. Era entrato. 2000 years later. Allora, giusto per il dovere di cronaca, è sempre allo stesso momento, infatti vedete il bordello sullo sfondo. Sono riuscita. Dicevo, sono riuscita a montare. No, vabbè, ma io sono un disastro ambulante. Cioè. Diciamo che è montato, non fate caso al casino in sottofondo. Giuro che doveva essere un video serio perché volevo farvi anche vedere che sono riuscita a togliere, cioè mi sono ricordata di togliere che qua c'era il tappo che non so che fine abbia fatto. Ah sì, l'ho messo qua dentro. Qua c'è il tappo che va giustamente tolto per... No, dove vai? Tu devi stare qua. E devi stare qua, lo stavo mettendo qua, vabbè, fa niente, dettagli. Che sono riuscita a mettere, a togliere, mi sono ricordata di togliere quello. Nello sforzo abbiamo perso, abbiamo avuto una perdita. Nel senso che lì ci sono i tappi e qua il tappo purtroppo si è perso. Vabbè, però dai, sono riuscita a montarlo. Non fate caso al casino in giro, vi prego. Dopo 8.000 ore ce l'ho fatta.